mio padre compro. Lokita è un'adolescente e arriva dal Camerun. Tori è un bambino e giunge dal Benin. Si incontrano su un barcone di migranti e approdano in Belgio fingendosi fratello e sorella. Imparano subito le leggi della sopravvivenza, appoggiandosi a lavoretti improvvisati e soprattutto allo spaccio di marijuana che permette loro di mettere da parte il denaro necessario a iscrivere Tori alla scuola e ottenere il permesso di soggiorno a Lokita. Ma quando il mondo criminale li costringe a spingersi oltre, ecco che gli equilibri si spezzano e la tragedia deflagra. A film is to be shared with as broad an audience as possible, no matter what its nationality or beliefs. A film should be able to speak to all audiences. Non è un cinema nuovo, quello proposto in Teoria e Lokita da Jean-Pierre e Luc Dardenne. Eppure riesce a trovare la chiave giusta per parlare alla contemporaneità sia in termini tematici che in termini linguistici. Perché non è mai semplice applicare i propri codici estetici e poetici a racconti diversi, per quanto non distanti fra loro per dichiarato interesse dei due cineasti belgi, già vincitori di due Palme d'Oro e svariati premi a Cannes, in una filmografia corposa avviata nel 1987. Di scena sono ancora gli ultimi della catena umana e sociale, e tuttavia in questa occasione inquadrati come assolutamente consapevoli e preparati a inserirsi nel tessuto professionale di un Belgio già da anni abituato al melting pot etnico. È soprattutto il piccolo Tori, un bimbo di al massimo 12 anni, ad innescare il motore dell'azione e incarnare il punto di vista del film, capace immediatamente di comprendere le dure regole del gioco e di metterle in pratica con la disinvoltura di un adulto. Un topolino mio padre compro e venne il gatto. Cache-toi en dessous de lui. In un sottosuolo urbano rivestito da non poco valore simbolico, Tori escogita un modo per trovare l'amica rinchiusa, sorta di percorso di un labirinto scuro che prelude alle durezze della vita. Teso, diretto e montato senza neppure una virgola in eccedenza, costruito sull'alternanza di momenti dinamici ad altri più poetici e ricchi di tenerezza, Tori e Lokita costituisce l'ennesima solida prova dei fratelli Dardenne, cineasti dallo sguardo che vibra sul presente.